siamo sul palco, Barbara a zero. E ci parla di bilancio manoriale. Sono un pochino emozionata, vedete qui subito, non parlo frequentemente in pubblico e oggi parlo di gratuità del freelancing, che è un tema che è uscito dell'incontro Zoom che facevamo l'autunno scorso e tanti di noi erano interessati. Io insieme alle mie due socie Teresa e Raffaella da 12 anni a Genova abbiamo una piccola agenzia che si occupa di comunicazione etica o comunicazione sensibile, per cui rischiavamo forse di regalare più degli altri, nel senso che tutti quanti sono certa che avete regalato prestazioni, che siete trovati appassionati a un progetto, a un tema o a una personalità, dipende. Noi cronicamente ci appassioniamo ai progetti, alle visioni dei nostri clienti, alla bontà di persone che cercano di cambiare le cose. Per cui avremmo rischiato assolutamente di non essere per primo sostenibili. Per cui abbiamo riflettuto, sarebbe stato ingenuo non farlo, pensare di sopravvivere nonostante dare più di quello che potevamo regalare. Ho degli appunti qua, li guarderò ogni tanto e altrimenti mi fanno compagnia. La prima cosa che ci siamo chieste è diamoci un limite, diamoci una misura che per noi possa appunto rendere questa modalità sostenibile e abbiamo identificato intorno al 10-15% del nostro fatturato annuale può essere donato in gratuità. Seconda cosa molto importante era identificare a chi regaliamo. Per noi che abbiamo come mission non solo fare la comunicazione etica, cioè comunicare ciò che crea valore e non quello che distrugge valore, era anche molto importante dimostrare che questo modo di fare comunicazione avrebbe fatto economia. Non siamo un'associazione di volontariato, non facciamo beneficenza, viviamo del nostro lavoro, ma ciò nonostante vogliamo sostenere delle realtà che ci sembra che possano portare la differenza. Per cui le valutazioni iniziali sono queste. Innanzitutto identificare che chi ci fa la richiesta è fragile economicamente e che non potrebbe permettersi una consulenza professionale come quella che diamo noi. La seconda è che, anzi, torno indietro un passo, e su questo voglio dire che spesso quelli che hanno più bisogno chiedono meno. Questa è una cosa che noi abbiamo riscontrato. Spessissimo le persone che realmente hanno bisogno ti chiedono per prima cosa come possono ripagarti, come possono sdebitarsi, qual è il modo. E questa è un'attenzione sinceramente a cui fare veramente prestare attenzione, perché anche come si pone un dono ha un'importanza enorme, al di là del contenuto poi donato, anche la modalità di rimanere su un livello di parità e non equilibrio è molto importante. Per cui dicevo che effettivamente il cliente sia in situazione di fragilità economica. La seconda è che possa portare una differenza alla dove vuole portare, cioè che l'azione che vuole fare possa portare una differenza nel mondo, nella sua comunità, nel suo ambiente. E il terzo è che noi possiamo portare una differenza nella consulenza che potrebbe acquistare. Una volta individuato il candidato giusto, per me è stato subito chiaro che dovessimo proteggere il progetto come quel di Profit, esattamente identico, per cui gli stessi identici passaggi, preventivazione, timing, proposte creative più di una, andare bene sulla creatività, output accurato, fatturazione a zero, al 50% quello che si accorda, assistenza post vendita e archiviazione per futura clienza. Per cui, se diciamo il cliente
a cui abbiamo deciso di donare la totalità o la parte del progetto, anche se non pagano, non si riduce la professionalità con cui ci poniamo. Di questo schema che abbiamo appena raccontato, che è un normalissimo iter professionale, adesso poi ho parlato della grafica perché noi ci occupiamo di comunicazione, ma ognuno di voi ha i propri passaggi. Chiaramente i punti chiave sono la preventivazione e la fatturazione, nel senso che la preventivazione per noi è importante che sia accurata ed esplicita, innanzitutto per avere chiarezza del valore espresso, perché il cliente abbia consapevolezza di che cosa sta chiedendo, perché spessissimo capita che uno ti chieda una cosa che pensa che sia una minima richiesta, fammi il marchio, poi invece vorrebbe anche la strategia di comunicazione, poi vorrebbe anche la carta intestata, poi vorrebbe anche tutta una serie di cose. Per cui individuare proprio l'ordine di grandezza, si rende conto di cosa sta chiedendo e si conviene con lui in un tempo cosa è comodo a ricevere. Tanti chiedono, facciamo il 50%, alcuni chiedono uno scambio. Questo ci ha portato anche a scoprire servizi, prodotti, realtà che, di cui non avevamo assolutamente idea, e anche apprezzarne la qualità e fare a nostra volta da veicolo di mercato. Per cui per noi questa, che chiamiamo una tecnica di altra economia, è valida. Chiaramente nella porzione del 10-15%, perché stiamo parlando di una porzione piccola del fatturato. Per cui si dedica un tempo che sembra imbarazzante, ma in realtà toglie da imbarazzi successivi, in cui si discute del valore espresso dall'agenzia e dalle modalità in cui il cliente è comodo a ricevere la gratuità totale o parziale, una dilazione, una dilazione irregolare, non c'è problema. Nel momento in cui ci siamo schierate, facciamo come vuoi tu. Nel caso in cui ci sia appunto della gratuità espressa, lo strumento che ha dato anche il titolo a questo talk è questo che noi chiamiamo bilancio valoriale o bilancio di gratuità, che non è niente di diverso da un foglio Excel dove noi monitoriamo queste transazioni, non vanno perdute ma vanno raccolte. Per cui questo ci consente innanzitutto di capire che siamo stati all'interno del range che ci siamo autodeterminate. Un aspetto della preventivazione precisa, che ho dimenticato di dire prima, è il fatto che spesso queste associazioni, piuttosto che piccole realtà, eccetera, hanno bisogno di compartire con dei partner o dei compagni di progetto queste fasi, per quanto gratuite, hanno bisogno di rendicontarle, hanno bisogno di farle rientrare in bandi in cui, se hanno delle quote di compartecipazione con i fornitori, guadagnano punteggio. Per cui il fatto di avere un documento stilato, un'offerta precisa, dà anche a loro maggiore professionalità. A questo punto il nostro bilancio valoriale, appunto, ci troviamo con il nostro foglio Excel in cui raccogliamo quelli che normalmente commercialmente si chiamano sconti, che noi mai chiameremo sconti perché non sono sconti ma sono compartecipazioni al progetto. E così, come dicevo prima, il fatto che i clienti che ci scelgono, perché normalmente già intendete che questa modalità ha un riverbero nella community, per cui noi non facciamo pubblicità, abbiamo dei social per chi volesse dare un'occhiata, che forse non sono aderenti a un'agenzia di comunicazione, ma veramente siamo molto consolidati nel territorio, perché il passaparola di questa nostra disponibilità e della nostra professionalità anche rispetto a questo modo passa di bocca a bocca e ci solleva tantissimo dal narrarci, da raccontare o incensarci, perché assolutamente non è una cosa che facciamo. Ultima cosa, ci ha collocato all'interno di un territorio meravigliosamente solidale, per cui mai dobbiamo sollecitare un pagamento, probabilmente ti arriva più di quello che il cliente ha detto ti do. Recentemente ho ricevuto un meraviglioso weekend in un agriturismo nel Finalese, in un posto
incantato e il cliente mi dice ma torna di nuovo, mi costa poco e si parla bene di queste cose, per cui il nutrimento maggiore che ne riceviamo è veramente esistenziale, perché innanzitutto ci sentiamo parte della nostra mission, no? Cioè a noi stanno a cuore i risultati che i nostri clienti perseguono, ci sta a cuore che l'agriturismo del Finalese racconti come climaticamente ha risolto dei problemi, come la sua acqua sia migliore, come le sue coltivazioni siano migliori. E andare a sollecitare pagamenti, non dobbiamo andare a fare facce brutte a clienti che non pagano e boh, mi sembra di aver detto tutto. Grazie.